Confermo che abbiamo parlato anche in sala stampa ieri sera, quindi è un'energia che si è sparsa insomma in tutto il posto. A proposito di questo, Carioca è una canzone allegra, piena di energia, tu hai parlato del potere della condivisione della musica, volevo sapere oltre a questo da cosa ti arriva questa energia e questa voglia appunto di come dire, contagiarci, no? con l'allegria della tua musica e giocando con il titolo del brano Un piano, quando è che hai detto ho un piano, farò musica, e hai mai avuto un piano B che ovviamente avrai gettato nel cestino poco dopo? Grazie. Certo. Per quanto riguarda un piano, dunque, credo di averlo pensato già durante i miei anni in conservatorio. La cosa, diciamo, stava crescendo dentro di me, però ho continuato a fare i miei studi, quindi frequentavo il conservatorio, frequentavo la scuola superiore, prima il liceo classico, poi il liceo pedagogico. Poi sono andato all'università, ho fatto 13 esami a conservazione dei mobili artistici e che andavano bene, prendevo la borsa di studio, andava tutto bene. E un giorno ho guardato mio padre negli occhi e gli ho detto: senti papà, io per il carattere che ho non credo che andrò a lavorare in una biblioteca, questo non è proprio il mio stile, cioè io ho bisogno di viaggiare, di sentire musica, di sentire suoni nuovi, insomma culture diverse, è proprio la mia curiosità. Lui mi ha detto: ma tu sei pazzo, ma la musica oggi è un disastro, è un mestiere veramente pericoloso, cioè nel senso non ci viene. Al posto fisso, insomma. È un sogno, come tutti i nostri genitori. Ha detto: è un sogno, insomma, la musica. E ha detto: se è un sogno, ho 23 anni, sogniamo. E allora lui mi ha abbracciato, insomma, quasi commosso, ha detto: va bene, dai, facciamo questa pazzia. E poi, grazie, diciamo, alla tenacia, che si incontra sempre anche con la fortuna, proprio quando uno tenace nei propri sogni, e diciamo, sono riuscito a fare della mia passione un mestiere. Da dove prendi tutta questa energia di Carioca? Come immaginate, io sono un grandissimo fan della musica jazz. La musica jazz deve veramente tantissimo a tutta la tradizione, diciamo, musicale sudamericana e non solo, perché c'era a New Orleans, dove, come tutti sappiamo, l'ombelico del mondo dove è nato il jazz, c'era una piazza, c'è ancora una piazza che si chiama Congo Square. E si chiamava così proprio perché nei day off i musicisti, cioè gli schiavi di diverse provenienze, nel loro giorno libero, che era la domenica, erano autorizzati a incontrarsi per suonare i ritmi delle loro tradizioni, dei loro culti. Quindi è da lì, dall'incastro magico di questi diversi ritmi che trovavano comunque una sinfonia, nasce appunto il Latin Jazz. Quindi ecco, la cultura sudamericana e non solo, insomma africana, devono molto alla musica jazz. È per questo che mi sono appassionato e ho deciso di celebrare, diciamo, la mia passione con questo brano. Permetto di aggiungere due parole sulla canzone. Credo che Carioca sia l'esempio di come la musica rappresenti la sublimazione della natura chiaroscurale nelle nostre vite, attraverso il ritmo, insomma, la danza e le cose belle. La musica è sempre stata posta ai più alti livelli estetici per questo motivo, come arte, perché ha questo potere unico e inimitabile. Ho un piano è un album che non smentisce la linea dei precedenti, proprio per il suo approccio poliedrico, poliforme, variopinto nelle sonorità scelte. Nasco da musicista, quindi da musicista non posso rinunciare alla bellezza di tutti i colori della musica. Colori che si sviluppano attraverso la collaborazione con questi fantastici produttori con cui ho avuto il privilegio di collaborare. E, ecco, io dico sempre, quando mi sono seduto per la prima volta con ognuno di loro al pianoforte, ci siamo guardati, io in qualche modo gli ho trasmesso il pensiero: ho un piano. C'è stato sicuramente un sorriso e questa cosa, loro avranno detto dentro di sé: lo so, nel senso che sanno che sono un pianista, cantante. Il punto è che l'epicentro artistico di tutto quanto, come sappiamo insieme, è appunto il pianoforte, la voce, cioè l'unità pianoforte-voce, da lì nasce tutto, nasce appunto la canzone e tutto quello che c'è intorno. Diverse modalità sono state affrontate, per esempio nell'approccio con Dade mi ha sottoposto alcuni beat.
processi creativi che si differenziano dall'approccio produttivo. Sono stati sottoposti dei beat, per esempio, che abbiamo valutato, scelto, destrutturato e costruito insieme, unendo i nostri mondi. Per me è molto importante partecipare al processo creativo sin dall'inizio, in modo tale che il DNA artistico non venga smentito e ci sia sempre della verità, pur nella collaborazione e nello stimolo con altri produttori. Con i Mamacas, ad esempio, abbiamo avuto un altro approccio ancora, nel senso che ognuno di noi si sedeva al suo strumento, ecco, Fabio suonava il basso, le tastiere, Carlo si metteva il sintetizzatore e così via. Insomma, io mi mettevo il pianoforte o il Fender Rhodes e da una jam session nasceva una sequenza armonica. E poi si faceva la top line, poi si costruiva un arrangiamento intorno insieme, insomma tutto nel massimo rispetto, nella massima collaborazione. E diciamo che con Federico, secondo me, l'approccio è stato un pochino una via di mezzo tra queste due cose, nel senso che alcune volte suonavamo dei brani insieme, altre volte era lui a propormi dei groove che poi costruivamo insieme, valutavamo, distruttoravamo e insomma ricomponevamo. Per quanto riguarda Fausto, l'approccio in particolare alla canzone che abbiamo affrontato insieme, che è Nanà, si è partiti da una canzone che avevo scritto pianoforte e voce e siamo andati ad assegnare delle parti, dei suoni più moderni a quello che faceva la mano sinistra, per esempio, quindi la mano sinistra faceva una parte suonata dal pianoforte, questa parte è diventata un Moog. E la parte sopra è stata diciamo assegnata a un altro strumento, a un altro suono. Dunque, io sono un accanito sostenitore quasi integralista, almeno lo sono stato fino ad ora e penso che continuerò ad esserlo, della musica suonata, perché non mi piace l'idea di dover sottostare a un click o ad altre a delle sequenze, ecco. Quindi preferisco restituire l'organicità alle composizioni assegnando le varie linee che vengono suonate dai sintetizzatori piuttosto che agli archi ad altri strumenti. Sarà la mia band a accompagnarmi, saranno 7 persone sul palco e ci sarà una sezione brass, una batteria, un basso, un contrabbasso elettrico e una chitarra, con me naturalmente al pianoforte e eventualmente ad alcune parti vocali, di tastiera e vocali. Sì, credo che sia molto importante, ecco, restituire quindi alla composizione quel respiro vivo, anche perché si chiama appunto musica dal vivo per questo.